La formazione delle pianure. La pianura è un vasto territorio pianeggiante che non supera i 200 metri di altitudine. Le pianure sono distribuite lungo le coste, vicino alla foce dei fiumi o alle pendici di un vulcano. Ma come si sono formate le pianure? Le pianure si sono formate in tempi lontanissimi in modi differenti. In base alla diversa tipologia di formazione, possiamo distinguere tre gruppi di pianure: la pianura tettonica, la pianura vulcanica e la pianura alluvionale. La pianura tettonica si è formata in seguito al movimento della crosta terrestre. Osserviamo l'immagine. In questo caso, la pianura si è formata per sollevamento del fondale marino. Un esempio di pianura tettonica in Italia è il Tavoliere delle Puglie. La pianura vulcanica è una pianura che si è formata nei pressi di un vulcano e si è formata grazie alla lava e alla cenere che si sono accumulate e depositate sul terreno. Un esempio di pianura vulcanica in Italia è la pianura Campana, che sorge alle pendici del Vesuvio. La pianura alluvionale si è formata a causa di un fiume che lungo il suo percorso ha trascinato e depositato grandi quantità di detriti, ciottoli, sabbie e argille. Un esempio di pianura alluvionale in Italia è la pianura Padana, formata dal fiume Po. La pianura Padana è la più estesa in Italia. Sei pronto per una piccola verifica? Vediamo se hai compreso. Intanto ricordiamo che le pianure sono di tre tipologie: la pianura alluvionale, la pianura tettonica, la pianura vulcanica. Per ciascuna descrizione che ti fornirò, indicami il tipo di pianura corrispondente. Sei pronto? È una pianura nata per accumulo di strati di cenere e lava. Di quale pianura si tratta? È la pianura vulcanica. È una pianura nata per innalzamento del fondale marino. È la pianura tettonica. È la pianura nata in seguito al deposito di detriti trasportati dai fiumi. Beh, questa è facile. Infatti non resta che la pianura alluvionale. Bene, a questo punto credo sia proprio il momento di prendere il quaderno per creare uno schemino e memorizzare bene la formazione delle pianure. Daremo proprio questo titolo, la formazione delle pianure. Iniziamo con la pianura tettonica, nata per innalzamento del fondale marino. Sotto potremmo illustrare un fondale marino con una freccia in su. Pianura vulcanica, nata per accumulo di cenere e lava. Sotto puoi rappresentare un vulcano in eruzione. Pianura alluvionale, nata in seguito al deposito di detriti trasportati dai fiumi. In basso possiamo rappresentare il corso di un fiume con dei ciottoli, dei sassolini, della sabbia che si accumula in basso. Per rendere il nostro lavoro più curato, possiamo tracciare due linee divisorie. Bene, sei soddisfatto del tuo lavoro? Ora non ti resta che leggere, comprendere, memorizzare, ripetere, imparare!